Poracci, noto con piacere che siete massimi esperti della storia trash di Super Mario. Dash è stato il più veloce in assoluto a riconoscere il seminale Mario's Game Gallery. Mentre sarà banale e sarà scontato, ma leggere soli Mario mi spacca ogni volta. Complimenti per aver intercettato il mio poracissimo senso dell'umorismo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi spezzandovi il cuore. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anche perché dobbiamo recuperare un po' di giorni di assenza. Parleremo di una quantità imbarazzante di titoli in uscita su Nintendo Switch per questo mese, della pubblicazione della Unreal Engine 5 ora uscito dalla fase di pre-release e anche del disperato tentativo da parte di Konami di riaffacciarsi sui campi da calcio con i football. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a disdire i pre-order del GameCube Mini. Non esiste, ragazzi, non esiste, era uno scherzo. E a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche sul sito Viola. Oggi alle 22 ci sarà una live a tema Mario Kart, come ogni mercoledì. Mi raccomando, non mancate, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Microsoft ha appena confermato i giochi che si aggiungeranno al catalogo del Game Pass per il mese di aprile. Altro mese ricchissimo per il servizio in abbonamento di Microsoft, che come al solito propone un'offerta parecchio variegata sia per il cloud che per gli ecosistemi console e PC. Magari cricket e baseball non saranno i due sportivi più in voga qui in Italia, ma ormai Lost in Random l'ho puntato da un annetto buono e non credo che me lo lascerò sfuggire, così come Life is Strange è uno di quei recuperi perfetti per il pass, senza contare poi la versione in cloud di Dragon Age 2, un bel valore aggiunto alla riproduzione in remoto. Non so, a me sembra un mese veramente denso, anche se privo di una vera e propria bomba da day one. C'è qualcosa che vi attira particolarmente? Ne avrete già sentito parlare, ma l'altro ieri è stato annunciato un nuovo Monkey Island e da vecchio boomer quale sono, non posso che accogliere questa notizia che con grande entusiasmo. La serie sarà ripresa in mano da Ron Gilbert, storico creatore della serie assente dal secondo capitolo, The Chuck's Revenge. Return to Monkey Island si porrà proprio come sequel diretto del secondo episodio, andando a chiudere idealmente una trilogia aperta ormai decenni fa. Le aspettative sono alle stelle, e anche se non credo che le avventure grafiche vecchio stampo possano ritagliarsi chissà quale spazio nel mercato odierno. Certo, il trailer di presentazione ha già battuto qualsiasi record di visibilità della serie, e poi leggere nuovamente Lucasfilms Games è un vero e proprio colpo al cuore, a cui ancora non mi sono abituato. Insomma, teniamo le dita incrociate per il ritorno di Gilbert su Monkey Island previsto per il 2022 e, visto che ci sono, mi sa che è giunto il momento di recuperare Thimbleweed Park, non pensate? Continua il successo senza precedenti di Kirby, anche se questa volta non è merito della Terra Perduta. La serie è riuscita addirittura a portarsi a casa un Grammy durante la 64esima edizione dell'evento, grazie alla 8-bit Big Band, che con il suo arrangiamento di Meta Knight's Revenge ha vinto il premio nella categoria di miglior arrangiamento strumentale o a cappella. Non conoscevo il canale, ma vi consiglio assolutamente di recuperare non solo il brano a tema Kirby, ma tutti i video della band. Ci sono tantissime reinterpretazioni in salsa big band di alcuni grandi classici del videogioco, roba veramente di classe, non perdetevele. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, e in realtà non inizierei da una vera e propria news, ma più che altro da un riassuntone di tutto quello che uscirà su console ibrida per questo mese. Perché se pensavate che ad aprile si sarebbe potuto respirare un pochino, beh, mi dispiace dirvelo, ma vi sbagliavate di grosso. Il 5 aprile, infatti, dopo anni di attesa, è uscito finalmente LEGO Star Wars The Skywalker Saga e, contro ogni mia previsione, a quanto pare ci troviamo di fronte a un mezzo capolavoro. Tutte le recensioni sono concordi nel definire l'ultima fatica di Traveler's Tales come uno dei migliori giochi LEGO di sempre e, allo stesso tempo, anche uno dei migliori adattamenti videoludici ad aver mai graziato la saga di Star Wars. Il gioco racchiude la storia di tutte e tre le trilogie principali in un contenitore action-adventure con un gameplay parecchio ispirato, che alterna progressione lineare a livelli a fasi open world ad ampio respiro, e tutto graziato ovviamente da una scrittura che dà sfogo in modo brillante a
tutta la vena comica che attraversa le produzioni Lego. Su Switch il titolo gira incredibilmente bene nonostante qualche piccola incertezza e che vi devo dire, improvvisamente penso sia uno dei giochi che più mi interessa e sono tentatissimo di dargli una chance. Invece domani 7 aprile avremo una doppia uscita dal sapore nostalgico. Arriveranno sia la Radical Dreamers Edition di Chrono Cross che il remake di The House of the Dead. Per quanto riguarda il primo titolo, si tratta a conti fatti di una remaster che aggiorna al minimo indispensabile un classico PS1 non certo invecchiato nel migliore dei modi, a cui viene aggiunto un interessante prologo sotto forma di avventura testuale tradotta per la prima volta dal giapponese. Anche se aggiungiamo la colonna sonora riarrangiata, forse è un po' pochino per parlare di remake. Incredibile, ma vero, su Switch tutte le recensioni segnalano incertezze sul framerate, soprattutto con la nuova veste grafica attiva. Nonostante tutto, questa versione rimane la migliore edizione per approcciarsi a Chrono Cross e il prezzo relativamente poraccio, 20 euro, aiuta a smorzare la sensazione che si sarebbe potuto e dovuto fare qualcosina in più. Non altrettanto bene per il rail shooter di House of the Dead. Nonostante si tratti di un remake a tutti gli effetti, il titolo fallisce nel ricreare il feeling originale, complice anche un sistema di controllo non in grado di reggere testa all'esperienza di una light gun, con tanto di mirino che rimane a schermo anche utilizzando i Joy-Con a mod di arma. Complice una realizzazione tecnica non eccellente e pochi contenuti aggiuntivi, si tratta forse di un'operazione mirata esclusivamente ai nostalgici di un'era ormai tramontata da tempo. Se invece siete in cerca di un'esperienza decisamente fuori dagli schemi, non lasciatevi sfuggire la conversione per Nintendo Switch di 13 Sentinels Aegis Rim, particolarissimo esperimento a metà tra un'avventura grafica e un RTS ad opera di Vanillaware, che sta raccogliendo ottimi consensi anche su console ibrida. Se avessi il tempo di giocarlo mi ci fionderei immediatamente, ma purtroppo credo proprio che il 12 sarò ancora in cerca di smaltire il backlog. Senza successo. E non dimentichiamoci che il 29, in chiusura del mese, uscirà Nintendo Switch Sports. Così, giusto perché Nintendo non era contenta di aver venduto 40 milioni di copie di Mario Kart, ha deciso di tirare fuori un altro dei pezzi grossi dell'era Wii. Il gioco è esattamente quello che vi aspettate. Sport, Motion Control e Mii in un unico pacchetto preso direttamente dal 2007. Questa volta però c'è anche il calcio. Voi poracci avete intenzione di recuperare qualcosa questo mese? Mentre Nintendo continua sul suo percorso, Epic Games ha ufficialmente rilasciato la prima versione scaricabile del suo Unreal Engine 5. L'evento è stato accompagnato da una corposa presentazione che è stata anche palcoscenico di alcuni importanti reveal. Sono ormai diversi anni che Epic Games stuzzica gli appassionati del settore con demo tecniche spaccamascella ed ora, dopo aver chiuso in bellezza lo scorso anno con il teaser giocabile di The Matrix Awakens, sono state ufficialmente aperte le porte dell'Unreal Engine 5 agli sviluppatori di tutto il mondo. Il game engine arriva in bundle con due progetti di esempio, uno dei quali è un gioco a tutti gli effetti, personalizzabile in ogni minimo dettaglio. Si tratta a conti fatti di un vero e proprio tutorial per prendere la mano con le feature principali del motore come il sistema di illuminazione Lumen, il sistema micropoligonale Nanite e le Virtual Shadow Maps. Durante la presentazione anche The Coalition, lo studio che ha in mano la serie di Gears, ha avuto il suo momento di gloria mostrando un teaser confezionato in Unreal Engine 5, un filmato che ci ricorda l'incredibile talento del team e addirittura Crystal Dynamics ha annunciato l'inizio dello sviluppo di un nuovo Tomb Raider che girerà proprio su questa versione della Unreal Engine. Insomma, bisognerà ancora aspettare un bel po' prima di vedere dei risultati concreti, ma non vi nascondo che showcase del genere attirano molto la mia attenzione e sono solitamente sintomo di grandi passaggi epocali per quanto riguarda l'evoluzione grafica nei videogiochi. Che sia finalmente giunto il momento per questa next gen di ingranare la marcia? E chiudiamo con un improvviso annuncio da parte di Konami che dal nulla ha fatto sapere che il progetto eFootball è tutt'altro che morto e molto presto potremo provare con mano una nuova versione del gioco. Dopo mesi di silenzio, l'ultimo update del titolo risale alla fine dello scorso anno, Konami ha annunciato sui social che il prossimo 14 aprile sarà finalmente rilasciata la versione 1.0 di eFootball. Ricordiamo che il titolo doveva essere una naturale evoluzione di PES e avrebbe dovuto traghettare il calcistico nel mondo dei free-to-play cross-platform, quando poi in realtà si è rivelato come uno dei più grossi fallimenti degli ultimi anni.
Nel comunicato stampa apparso sul sito, Konami prende piena responsabilità dell'accaduto e promette una ripartenza proprio seguendo il feedback dell'utenza raccolto in questi mesi. Si tratta in fondo della versione 1.0, come a significare che la vera uscita del titolo dalla fase di beta doveva ancora avvenire. Oltre a numerosi miglioramenti all'engine di gioco, sia a livello tecnico che di gameplay, a quanto pare verrà introdotta anche la modalità squadra dei sogni, una sorta di corrispettivo del foot made in Konami. Il gioco rimane free to play, anche se non si sa bene come verrà aggiornata la sua offerta contenutistica, ma sono comunque curioso di sapere se c'è ancora chi è disposto a dare una chance ai football dopo il disastro dello scorso anno. Che ne dite, poracci? È gratis, no? E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. L'appuntamento rimane a questa sera alle 22 per una serata a tema Mario Kart, altrimenti ci vediamo domani, come al solito, con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Pono Unreal, Michele Foot. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ooh.